Ragazze, venerdì mattina io stavo asciugando, pulendo la planetaria, perché stamattina ho fatto l'impasto per la pizza. Mi sono alzata prestissimo, non riuscivo a dormire, quindi ho detto ok, prendo la palla al balzo, mi alzo alle 6 e inizio a fare i due impasti, anche perché li ho fatti in due tranche. Quindi ho fatto, vi faccio vedere questo qui. Scusate il casino, questo qua è un po' più grande, speriamo vengano bene, e questi qui, questi due un po' più piccini, perché appunto, essendo che siamo in quattro invece che mezzo chilo di farina, ne ho usato un chilo, quindi ho preferito fare la ricetta che conoscevo per non sbagliarmi. Quindi ho fatto 500 e 500 e ho diviso il cubetto del lievito di birra in due e ho insomma fatto in due tranche. Ho preferito fare così per non rischiare. E userò l'impasto, quello più grosso, da mezzo chilo, per fare la mega teglia grande. E con le altre due farò due teglie un po' più piccine, quindi spero basti insomma per tutti e quattro, anzi cinque, perché c'è anche Fede, quindi speriamo. Se vedete questo cerottino è perché, come al mio solito, mi distruggo le dita, ma non è una novità. E niente, quindi adesso devo pulire questo gran casino. Allora ragazze, ho fatto un mini ordine da Glovo perché ci mancavano delle cosine, quindi ho preso al volo, meno male che c'è Glovo ogni tanto perché ci siamo dimenticati delle cose. Allora abbiamo preso queste tre mini insomma da 33 becks, tre birrette se a qualcuno piace la birra. Poi ho preso 5 di queste lattine qua, così ognuno ha la sua, perché poi i bottiglioni alla fine uno ne beve quantità industriale, non è che faccia bene tutta sta Coca-Cola. Poi ho preso una busta di parmigiano reggiano, poi ho preso 4 bottiglie di latte di Alessandra, tra un po' dovremo cambiarlo perché è al 12° mese, quindi manca una settimana e poi prenderemo il numero 3. Comunque sono 4, non sto a farvele vedere tutte. Poi ho preso queste fruttine, una alla mela e una alla pera, che le avevo completamente finite, non me ne sono neanche resa conto. Qua c'è l'altro Actamil. Poi in quest'altra busta ho preso la carta igienica. Date, certo, vabbè, non ce la faccio con una mano sola. Comunque ho preso questa qua, costava anche relativamente poco, 1,99, tre veli, pure profumata, quindi conveniva. Quindi ho preso questa. Non penso ci sia altro in questa busta qua. I soliti carion che Ale mi aziona quando faccio i vlog. Poi qua ci sono le altre 4 lattine. Poi ho preso i wuster, questi qua di suino, sempre per farcire una delle pizze. Sono già anche senza pelle, quindi in teoria un pochettino più leggeri. Poi la fruttina alla mela, non ho sbagliato perché avevo chiesto pere e mela, però vabbè. Poi ho preso questo per la merenda di Fede, che gli piace un sacco, di Super Mario, yogoloso alla fragola con le caramelline. E poi c'è l'ultimo lattino. E niente, adesso operazione pulizie. Ragazze, mi sto preparando perché tra mezz'oretta arriveranno, quindi devo sbrigarmi. Ho già fatto una base e le sopracciglia, ma faccio un trucco molto leggero perché comunque siamo in casa, però giusto per sembrare un pochettino più ordinata. E niente, quindi mi sbrigo. We'll be right back.
crostatina alle pesche fatta da Katia e poi io ho fatto le fragole con la panna. E viva il diabete! Com'è? 10 più. 10 più. 10 più 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 più. Pannina. Adesso lo filmo. Già stava partendo, secondo me. Non ho detto niente. E siamo a due. E già mi sono vendicata, gliel'ho spalmata su tutta la faccetta, nonché anche nell'occhio. Ma vabbè, è stata una casualità. Un errore di mira. Se ho trovato cosa regalare a Manuel per Natale. Fantastico. Ora sta piangendo. Fantastico. Sono emozionata. Ha un amore incondizionato e un fetish per il nostro cane, ma anche per il peluche che assomiglia al cane. Ragazze, sto scendendo con loro. Assolutamente sì, oggi mi ha fatto pure male la mano. Vai di là. Dove hai la macchina? Da mia mamma. Vabbè, passiamo da dietro. Manu che si porta Nala perché ha una passione. Come si è visto prima? Che dove? Carino. Dritto, dritto, usciamo dal cortile. Vabbè, non so se si vedrà qualcosa. Poco poco. Poco poco. Manu, sei felice? Tantissimo. Vai, tira. Da. Tiro io. Vai. Da. Però decidiamo. Dai, dai. Guarda che figa la luna. Tua mamma è di là. E qua c'è il giardinetto. Sì, perché sua mamma abita accanto, alla mia vicina di casa praticamente. Quindi siamo vicinissime. Vediamo. Ah, c'è già un altro cane. Peccato. Allora, sono Sailor Moon. Rifallo. E vi punirò nel nome della luna. La luna. Sono qua svaccato. Splende. Allora, sono le? I peli esatti. Sono le 20.08. Sono le 20.08. Sì. Le Katia e Manuel sono. Katia, virgola, Manuel sono andati via. Perché virgola? Perché da come l'avevo detto sembrava Emanuel. E invece si chiama Manuel. Katia e Manuel sono e Manuel sono andati via. Stop. Purtroppo è giunto il momento anche per noi di concludere questa giornata. No, devo vedere se no, basta. No, stasera devo struccarmi. No, non ti devi struccare. Votate se volete. Ah no, non potete. Non potete. Non potete. Questa donna dice. Dai. Quindi la giornata è finita. No. Vi si chiude così questo vlog. Vi si chiude con la piccola Bubi che gioca nel box. Io scemo come sempre. Roberta sul divano. Finalmente che si riposa un po' anche lei, che oggi ha fatto 100 milioni di miliardi di milioni di miliardi di cose. Ho pensato. Ho ponderato. No, mi hai aiutato a pulire casa. Ah, dillo, va, dillo le cose. E dillo. Basta. E poi tu che hai altre cose? La cosa che hai fatto è dire che la pizza era senza sale. Non era senza. Cattivo, allora, sei cattivo. Mi ha chiesto com'è la pizza. Controluce. E io per rendere giustizia a tutte. Non dire no perché ti vedo. Aia. Bugiardo. Per dire quando le cose sono giuste. La pizza era leggermente senza sale. Mm-hmm. Quella dopo era perfetta, fantastica e stupenda. Certo. Ma come al solito si attacca sempre solo alle cose brutte e cattive mm-hmm. che faccio. Non guarda mai quelle belle e positive che faccio. Tipo, sto chiudendo io il vlog perché? Perché lei è stanca. Ma io non sono stanca. Col piede dello zozzo. Ma guarda, è più pulito del tuo. Alzalo. È pulitissimo. Guarda. Buonasera a tutti, continuate. Buonasera, cos'è il TG? Buonasera. Il meteo. E ciao a tutti, oggi c'è il sole. Alle 8:10 di sera c'è il sole. Ma dove?
Sì, chi non l'hai visto? Ma vabbè. Buonanotte. No, che sogni d'oro. Dammi qua. Sogni d'oro. No, no, finiscila. Smettila. Sto vlog si chiude così. Basta, ho deciso. Ciao. Continuate a seguirci. No.